Un elenco in sintesi di contenuti, azioni, obiettivi e impegni realizzati in questi 5 anni dall'assessora alla cultura Teresa Severini. Un mazzo di fiori e un brindisi con tutto il personale dell'ufficio cultura che l'ha supportata in questi anni e un restauro importante della torretta, ufficio del neo assessore alla cultura Leonardo Varasano, dopo gli ingenti danni a causa del terremoto e curato da Carla Mancini, sono stati gli elementi essenziali di un passaggio di consegne e di un saluto all'assessore uscente Teresa Severini. Questa mattina ci troviamo con Teresa Severini per un ideale e pratico passaggio di consegne in cui ci piace sottolineare questo passaggio di testimone, ma ci piace anche mostrare uno dei lasciti di questi 5 anni preziosi di assessorato alla cultura, al turismo e all'università. E lasciti che hanno un riscontro concreto proprio in questa prestigiosa sala, in questa torretta, che oggi cerchiamo anche di dimostrare nella sua bellezza recuperata, perché appunto una delle restituzioni che ha fatto la città Teresa Severini è proprio qui. Con grande piacere sono qui a fare questo gesto simbolico con Leonardo. Mi preme moltissimo ovviamente evidenziare questo passaggio delle consegne proprio perché ritengo che sia un modo di facilitare l'avvio del nuovo assessorato, anche se la compagine è diversa, perché prima io avevo insieme anche altre due deleghe che a mio avviso si componevano molto bene con la cultura, ma resta la cultura a mio avviso il timone di una amministrazione per quello che riguarda l'immagine ma anche la sostanza, e quindi in questo ufficio che veramente splendido e mi dispiace lasciare, ecco, questo lo devo dire. Capisco. In questo ufficio in 5 anni si sono fatte tante cose. Lascio queste linee guida che insieme a quelle proprie di Leonardo Varasano vorranno consolidare anche un indirizzo dato a questo assessorato. E lascio anche un ufficio che, devo dire, in questi anni, con l'occasione dell'ultimo terremoto purtroppo, mi ha dato lo spunto e la possibilità di intervenire su dei restauri che erano stati fatti e mortificanti il luogo, e invece per ridare non solo questa eccellente luminosità ma anche per ritrovare una parte della sua storia. Sotto un brutto colore, un colore veramente, un rosso pompeiano che forse aveva neanche più, forse si era perso, anche il rosso era piuttosto perso. Un marrone sbiadito, forse avevano voluto in qualche maniera dare una riqualificazione, secondo loro, visto e considerato che i dipinti erano molto rovinati. Quindi avevano ricoperti con questa tinta veramente mortificante. Durante i restauri, che sono stati dei restauri interessanti, perché abbiamo appunto ritrovato soprattutto questo dipinto, abbiamo potuto fare anche dei saggi anche, di pulitura, diciamo così, rimesso a posto le tante crepe che avevamo già trovato noi. C'erano delle crepe dovute tra l'altro anche ad un peso eccessivo che era posto sopra il soffitto, che è stato rimosso, è stata bonificata completamente quest'area dal guano di piccione che si era depositato negli anni, e quindi abbiamo ridato veramente lustro a questo ambiente, che ovviamente merita in maniera particolare, e abbiamo ricreato una sorta di giardino d'inverno, no? Come dire, ecco, quindi una terrazza ideale sul Giulio. Considerando poi che negli anni sottostanti ci sono altri dipinti, quindi la storia e la stratificazione di questo bellissimo palazzo, dove io ho riportato il museo civico appunto di Palazzo della Penna, e dove c'è un'intensa attività culturale che lascio a Leonardo insieme a tutte le altre cose. E così simbolicamente, in questo piccolo riassunto del mio assessorato, ti affido. Proprio perché sono certa che... Vi pare esiguo, ma questo è come i libri che rimandano alle note, è una serie di volumi in realtà, questo è solo apparentemente esiguo.